Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Elvira e oggi vi recensirò il prodotto che mi ha inviato l'azienda XP Pen, ossia l'Artist 12 Pen Display di seconda generazione. In questo video farò un unboxing, vi dirò i miei pro e i miei contro nell'utilizzo di questo prodotto e vi mostrerò anche un disegno realizzato per l'appunto con questo Pen Display. Qui, come potete vedere, vi mostro il retro della scatola in modo tale che possiate vedere tutti i dettagli di questo prodotto. È un pen display da 11,9 pollici con una risoluzione in Full HD. La penna ha 8192 livelli di pressione. Questo pen display è compatibile con i maggiori sistemi operativi e programmi di disegno. Per maggiori informazioni, ovviamente, vi lascio i link relativi a questo prodotto giù nella descrizione di questo video. E adesso iniziamo l'unboxing. Ok, eccoci qui col nostro bellissimo pen display. Cosa favolosa questa serie di pen display di seconda generazione. Ragazzi, potete scegliere il colore perché ci sono varie colorazioni. Io ovviamente ho scelto il rosa, adoro. All'interno della scatola troviamo ovviamente i cavi per collegare il pen display al computer. Ecco, qui vi mostro i cavi. Poi abbiamo ovviamente la scatolina con all'interno la garanzia, il libretto di istruzioni, il panno per pulire il pen display ed infine il guanto. Dei pezzi aggiuntivi per la penna e proprio la penna. Penna veramente molto carina, elegante, con ovviamente due tastini. Il pen display ha 8 tasti, tutti personalizzabili, e è veramente stupendo questo colore, io lo adoro. Ecco qui vi mostro gli 8 tasti. E adesso è il momento di togliere la pellicola, quindi momento ASMR. Adoro il momento ASMR. Qui invece vi mostro una penna aggiuntiva che mi ha inviato l'azienda, che viene in questo astuccio per me meraviglioso. È fatto veramente bene e poi è proprio elegante. Mi è piaciuto veramente tanto. Qui ve la mostro nel dettaglio. Ovviamente i due tastini. La confezione contiene anche le puntine di ricambio. Ed ecco qui in dettaglio il pen display, i tastini laterali. Una volta installato il driver del pen display sul vostro computer, aprite l'applicazione Pen Tablet e potrete modificare tutto a vostro piacimento, sia della tavoletta che della penna, delle impostazioni della penna. In questo caso io ho messo la calibrazione, cosa fondamentale, non dimenticate mai di farla. Potete personalizzare tutto della penna, tutti i tasti e anche ovviamente del pen display. Potete personalizzare tutti gli 8 tasti. Io vi consiglio sempre di farlo perché dal mio punto di vista è una cosa veramente molto utile. Ed ecco qui. Come potete notare, il tratto è molto molto fluido. Io ho realmente adorato il tratto di questa penna. Non ho avuto nessun problema nel disegnare con questo pen display, proprio perché il tratto è super fluido e segue tutti i movimenti. Una cosa pazzesca. La pressione della penna è molto buona, come potete ben vedere, e ho adorato anche questo. Io ho adorato questo prodotto. Spoiler! Ora vi mostro il mio disegno che ho realizzato con questo prodotto e nel frattempo vi elencherò i miei pro e i miei contro che ho riscontrato nell'utilizzo del pen display di seconda generazione. Inizio con i pro. Punto 1. Le dimensioni del pen display. Dal mio punto di vista è una dimensione veramente molto buona, perché non è troppo grande ma nemmeno troppo piccolo. Quindi io non ho avuto assolutamente difficoltà nel disegnarci, onestamente. Punto 2. La fluidità del tratto, proprio quello
che ho accennato prima, il tratto è talmente fluido che, ripeto, non ho avuto problemi. Il disegno è stata una meraviglia, l'esperienza di disegno io l'ho adorata. Quindi questo è, mamma mia, adoro, 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 adoro. Punto 3. Facilità nell'installazione del driver. È compatibile con i maggiori sistemi operativi, con i maggiori programmi di disegno, quindi anche in questo caso fantastico. Punto 4. La penna non ha fili e non si ricarica. Per me è veramente una cosa molto importante. Punto 5. Il colore del pen display. Io ho adorato l'idea di avere una scelta nel colore di questo prodotto. E il fatto di avere un pen display di colore rosa, che è il mio colore preferito, è veramente geniale. E adesso veniamo ai contro nell'utilizzo di questo prodotto. In realtà, di contro ne ho trovato solo uno e non ha nulla a che vedere con l'utilizzo del pen display, ma ha a che vedere con una mancanza di accessori, dal mio punto di vista, della penna. Perché la penna, come avrete potuto vedere dall'unboxing, non ha un poggiapenna, non c'è. Quindi, dal mio punto di vista, per mia esperienza personale, questa caratteristica può risultare scomoda, così come è risultata scomoda a me non avere qualcosa su cui appoggiare la penna. Ma questo è stato assolutamente l'unico punto a sfavore. Quindi, per terminare questo video, se vi consiglio o meno questo pen display, la mia risposta è assolutamente sì. Io l'ho adorato e lo ripeterei altre 100.000 volte. Consiglio questo pen display a tutti, in realtà, sia a chi è un principiante nel disegno e sia a chi ha già esperienza. La mia recensione finisce qui. Ringrazio l'azienda XP Pen per avermi inviato questo prodotto. Ringrazio voi per aver guardato questo video. E ora vi lascio alla visione del mio disegno. Ciao ciao!